E bentornati sul mio canale. Prima di tutto volevo dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto contento. Nel contenuto odierno voglio dire la mia su quello che sta succedendo fra Allegri e Juve e che la Juve ha deciso di entrare nell'Eg. È un mio pensiero e ognuno è libero di dire il proprio, perché questo è un canale libero. Vi raccomando, continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale, perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuto, più portiamo nuovi format, ma soprattutto portiamo degli ospiti. Abbiamo anche un secondo canale, The Wantibu Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio, e abbiamo anche dei canali social. Tutto quello che creiamo è creato da noi. Attivate la campanella così non vi perdete niente, perché da domani si parte con la stagione 2024-2025, soprattutto si parte con la missione Euro 2024. Allora, partiamo dalla questione Massimiliano Allegri-Juve. La Juve ha deciso di licenziare Massimiliano Allegri per giusta causa. Dall'altra parte, Allegri si difende portando la Juve in tribunale, soprattutto chiedendo i danni d'immagine. Qui dobbiamo capire chi ha fatto più danni d'immagine, se Allegri o la Juve. Su questo poi ne parleremo in futuro. Ma perché la Juve ha deciso di portare a Massimiliano Allegri in tribunale? Semplicemente perché Allegri ha attaccato il capo massimo dell'area sport davanti a tutti, l'uomo che neanche un mese fa John Elkann aveva indicato che sarebbe stato l'uomo che avrebbe plasmato la Juve del futuro, Cristiano Giuntoli. E se tu Allegri, allenatore della Juve, attacchi la massima carica dell'area sport, è giusto che subisci le conseguenze. E per me la Juve ha fatto bene, poi può anche perdere. Il tribunale dà pure torto alla Juve, però ha fatto bene a tutelare il suo capo, l'uomo che deve comandare l'area sport, perché deve mandare un messaggio a tutti quanti, ai tesserati Juve, a chi sta anche intorno alla Juve. Da oggi in poi non si tollera più niente: chi attacca la Juve, chi attacca i vertici della Juve, pagherà le conseguenze. E l'ha pagato uno degli allenatori più vincenti della storia della Juve. Allegri lo si ama o si odia, è l'allenatore più vincente della Juve. Se Allegri si fermava alla protesta contro Maresca, a Rocchi, finiva lì. Però se tu sei andato oltre, davanti a tutti, hai attaccato Giuntoli, hai attaccato un direttore dello sport di un giornale che dice, che scrive quello che dice la società, se nello spogliatoio, se sull'autobus hai criticato e attaccato Giuntoli davanti a tutti, è giusto che paghi. Perché? È il momento di fare capire che la Juve viene sopra di tutto, sopra giocatori, sopra allenatori, sopra dirigenti, sopra presidenti. La Juve deve tornare al centro del villaggio. La Juve viene al di sopra di tutto. Forse Allegri nell'ultimo periodo pensava di essere più della Juve. E giustamente la Juve ha deciso di tutelare il suo marchio, la sua storia. E chi in questo momento difende Allegri sono coloro che secondo me non tifano Juve, perché Allegri si doveva fermare alle proteste a Maresca e a Rocchi, non attaccare a chi nel futuro dovrà portare nel futuro la Juve. E per me la Juve ha fatto bene al 100%. Poi può anche perdere, però ha fatto bene a tutelare chi dovrà plasmare la Juve, capo dell'area sport, Cristiano Giuntoli. Perché Allegri è un dipendente, un ex dipendente della Juve, non era la Juve. Poi parliamo del fatto che la Juve ha deciso di entrare di nuovo nell'ECA. Vedo personaggi dire umiliazione, mettersi a 90. Signori, noi quello che abbiamo subito negli ultimi 4 anni semplicemente è le conseguenze di quello che ha fatto Andrea Agnelli. Ad Andrea Agnelli dirò sempre grazie per tutto quello che ha fatto la Juve, ha portato la Juve a un livello superiore alle altre società. Ha fatto lo stadio, la Continassa, il J Hotel, il J Medical, l'Under 23, la squadra femminile. Ha fatto qualcosa che noi siamo passi avanti agli altri. Io non lo attacco neanche nell'idea di mandare via Marotta, che ha fatto bene, perché Marotta, che è considerato uno dei dirigenti migliori della Serie A, semplicemente perché ha una stampa amica. Se l'Inter è indebitato, se l'Inter rischia quello che sta rischiando, non è perché c'era un altro dirigente, c'era Marotta. I debiti li ha fatti Marotta.
non Zanga. Però, essendo che c'è una stampa amica, Marotta è il miglior dirigente. Io quello che imputo a Andrea Agnelli, il fatto di andare in guerra, gli altri avevano le pistole laser, noi avevamo le pistole ad acqua. Quello che imputò ad Andrea Agnelli, che abbiamo fatto una guerra contro la UEFA e contro la FIGC senza avere alleati, senza avere soldati. Da una parte c'era Real Madrid che era aiutato e protetto dalle banche spagnole. Dall'altra parte c'era il Barcellona, protetto dal governo. Noi siamo andati in guerra senza la protezione di nessuno. E io l'ho sempre detto, se tu decidi di fare una guerra contro la UEFA e contro la FIGC, deve essere, secondo me, protetta al 100%. Non deve avere nessun margine di errore. Noi abbiamo fatto una guerra dove stavamo in una posizione economica dei dubbi, non eravamo protetti e sono state quelle le conseguenze, ci hanno distrutto. E voi mi potete dire che per me, se Andrea Agnelli non decideva di fare questa guerra contro UEFA e contro FIGC, la Juve non avrebbe subito quello che ha subito negli ultimi 3 anni. E nessuno me lo toglie dalla testa. Noi abbiamo fatto una guerra senza avere soldati, perché gli altri sono andati via e noi abbiamo continuato. Però cosa è successo? Che negli ultimi 3 anni Barcellona ha avuto quello che ha fatto, abbiamo visto quanti problemi ha avuto, però non è stata mai penalizzata. Addirittura il Real Madrid, facendo lo stesso, una guerra contro la UEFA, ha vinto 2 Champions e soprattutto ha preso lo scorso anno Bellingham e quest'anno sta prendendo Mbappé. E noi dobbiamo vendere tutto. Noi nell'ultimo anno abbiamo perso quel gap che avevamo dalle altre, perché Andrea Agnelli ha deciso di fare una guerra che non potevamo vincere, oppure non avevamo i mezzi per vincere. E quello che ha perso più di tutti era Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli era presidente dell'ECA, era consigliere della UEFA, no, vicepresidente della UEFA, ed era consigliere della FIGC. La Juve stava bene messa politicamente, ha voluto fare questa guerra, che non so come mai ha voluto fare questa guerra, però ognuno può dire per bene della Juve, per me ha portato solo e solamente problemi alla Juve. Ora la Juve deve ripartire e secondo me ha fatto bene ad entrare nell'ECA, che in questo momento non possiamo stare fuori dalle decisioni, dobbiamo tornare a contare qualcosa sia nell'ambito politico che decisionale. La Juve deve tornare ai vertici, soprattutto deve cominciare a mettere sui posti di potere, sui posti politici, persone che possono fare del bene della Juve. E la decisione che ha preso la Juve è una decisione positiva. Anche il presidente, il proprietario del Paris Saint-Germain, Al-Khedive, come si chiama lui, ha detto: sono contento e ringrazio Gianelkan e Scalavino che hanno deciso di ritornare nell'ECA. Signore, ognuno la può pensare in un modo o nell'altro. Quello che io dico è che quello che ci è successo negli ultimi 3 anni sono le conseguenze di questa guerra che siamo andati a farla con le pistole d'acqua. Ora vediamo come sarà il futuro. Comunque, la Juve rientra nell'ECA, ha deciso di dire di alla Superlega. Ognuno può dire la sua. Per me ha fatto bene, per qualcun altro ha fatto male, per qualcun altro è un'umiliazione. Comunque, c'è solo una cosa. La Juve deve ripartire da lunedì, si ripartirà con la nuova stagione 2024-2025. Voi, nei commenti, ditemi cosa pensate sulla guerra fra Juve Allegri, sulla pace fatta con l'ECA e con l'istituzione UEFA e FIGC. Sotto nei commenti voi il vostro pensiero. Ciao!